Modellisti galattici, bentornati alla clinica del Doc. Oggi ultimo appuntamento della guida riguardante lo scanner famelico e per poter concludere definitivamente la miniatura ci manca la basetta. Sarà una cosa semplice, non sarà nulla di particolarmente elaborato. La prima cosa che faccio è dipingere tutta la parte di piastrelle, diciamo così, con uno strato di Ashen Gray. Dopo due strati ben diluiti di Ashen Gray, sono pronto ad applicare due lavature in contemporanea per dare un tono sporco invecchiato alla pietra. Applico il Null Noil e nell'insieme dell'Agrax Earthshade. Molto bene, il nostro mixone di Agrax e Null Noil è asciutto e quindi posso passare allo step successivo, ovvero applicare due dry brush uno dopo l'altro. Il primo con il Dawnstone, il secondo con l'Administratum Grey. Quello che farò ora è applicare delle lavature random, quindi per esempio il Null Noil, il Reikland, la Tonyan Camo Shade, sui singoli pezzi di pietra per variare un pochino i toni e rendere la basetta un pochino più interessante. Ed ecco asciutte le lavature. Come vedete mancano decisamente pochi dettagli per finire la basetta, ovvero la griglia della fogna e i topini contenuti all'interno. Iniziamo appunto da questi ultimi. Vado semplice, quindi base di Monfang Brown sul corpo e di Bugman Glow sulla coda. Dopo aver steso il colore di base sui topi, applico del Lead Belcher sulla griglia. Ora applicherò sia sulla griglia sia sui topi uno strato di Agrax Earthshade. E con questo la basetta è finita. Resta solo una cosa da fare, ovvero dipingere di nero il bordo della basetta. E dopo aver terminato la basetta, il nostro scaven famelico è pronto per andare per le strade di Shadespire. E con questo è tutto, modellisti galattici. La prima stagione, diciamo così, della clinica del Doc è finita. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, se il tutorial vi è piaciuto, se è stato utile, e arrivederci alla prossima serie. Se questo video vi è piaciuto, oppure se avete idee, pareri, consigli o suggerimenti per dei futuri tutorial, lasciate un commento qui sotto, oppure sulla pagina Facebook e fatemi sapere. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.